Uno sguardo al Molino Ruatti ci riporta indietro nella storia, quando la montagna offriva, con la fatica dell'uomo, il sostentamento e l'autonomia alimentare. I versanti solati di queste vallate erano un tempo coltivati anche a cereali, che venivano trasformati in farine grazie a molini come questo. E prima di addentrarci in un nuovo percorso che facciamo con la e-bike, siamo al Molino Ruatti, siamo all'inizio della valle e qui incontriamo Nicola, che è una guida esperta. Beh, potremmo dire, Nicola, che questa è una grande fortuna, cioè assistiamo, possiamo vedere questo manufatto, queste tecnologie che sono rimaste tal quali come la storia ce le ha lasciate. Sì, qui si sono conservati i macchinari e le macine come originali, sono state restaurate e questa è la sala di molitura all'interno della quale appunto venivano lavorati i cereali e sono state in funzione fino alla fine degli anni 70, primi anni 80 praticamente. La fortuna poi è che i proprietari non hanno toccato nulla in sostanza, quindi il molino è arrivato fino a noi intatto e questa è anche una casa museo, cioè un museo sulla civiltà contadina. Sì, oltre a questa sala il museo comprende anche i locali di abitazione dove viveva la famiglia Ruatti e le stalle, le cantine e anche il vecchio fienile che è diventato ora una sala esposizioni, sala conferenze.